I sindacati sono ottimisti, il 2016 si apre con il segno più e questo è un messaggio incoraggiante che arriva dopo lunghi anni di crisi. È una ripresa lenta ma costante. La cosa importante è che nel nuovo contesto dell'economia internazionale non sembra, ma l'Abruzzo si va riorganizzando. L'importante è fare sistema. Dopo la legge 40 che ha costituito i poli e le reti, incominciamo con le collaborazioni, e questo è un segno importante, l'iniziativa di oggi, tra imprese, università, centri di ricerca, perché si vince sui mercati se si ha la capacità di innovare. E questo è un segno positivo che dimostra che ci si sta preparando alla ripresa in modo sostanziale. Le cose da fare restano tante ancora. Ma se è vero che da un lato si parla di ripresa, dall'altro in Abruzzo da pochi giorni è scoppiata un'altra emergenza lavoro, il caso Brioni, che ha annunciato 400 esuberi nel suo organico e il 9 marzo è stata proclamata la mobilitazione da parte delle sigle sindacali e anche delle forze politiche. La crisi dell'azienda, del tessile, del settore tessile è una cosa molto grave perché rappresenta la vita economica di quel territorio. L'azienda ha avuto problemi seri anche per quanto riguarda l'alluvione e così via. Abbiamo lavorato con la regione affinché venisse messa in condizione di essere aiutata. Adesso bisogna fare uno sforzo. Un grande gruppo multinazionale come questo non può che avere capacità di progetto per il futuro. Bisogna considerare questo sito come un sito importante per i nuovi progetti.